Bene, eccoci, buonasera a tutti. Siamo al consueto incontro settimanale. Buonasera. Buonasera Gaetano, al consueto incontro settimanale di Utopian, nell'ambito del progetto Sera Roberto. Restart, che è un'iniziativa lanciata da Utopian ad aprile e che ad oggi ha raggiunto, credo, il quindicesimo, sedicesimo appuntamento. Ce ne saranno tanti altri dopo la pausa estiva. L'appuntamento di oggi è il penultimo, prima di agosto, e che è volta a creare un luogo di incontro, un posto dove dialogare con esperti delle varie sfaccettature, delle varie facce del digitale, su quali strumenti abbiamo a disposizione per ripartire. Questa sera abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi Gaetano Bruno, che come lui si definisce un umanista digitale. Quindi una figura molto interessante. Dopo lui ci racconterà anche un po' di sé. E il tema della serata è lo spazio di condivisione sui servizi pubblici digitali. Quindi ci sono un po' di parole chiave in questo titolo. Condivisione, servizi pubblici e ovviamente digitali. Bene, Gaetano, innanzitutto ci dice qualcosa su di te. Ok, io collaboro attualmente con Agid, l'Agenzia Italiana per l'Innovazione. Sono laureato in scienze politiche, quindi non sono un tecnico, però effettivamente è accaduto che mi sono avvicinato per cause insomma, che ho cercato io stesso e altre fortuite, mi sono avvicinato al mondo del digitale. E poi da recente ho avuto una bella, diciamo, soddisfazione, nel senso che ho visto effettivamente, anche di questo proprio desidero parlare con voi oggi, ho visto un avvicinarsi effettivamente del mondo digitale anche a chi come me non è proprio un tecnico, conosce pochi linguaggi di programmazione, però tuttavia ha apprezzato e apprezza tantissimo i vari strumenti che esistono nel mondo del digitale. Appunto dal web alla condivisione dei documenti. E questo in Agid è stato possibile realizzarlo. Io da vicino ho potuto verificare quanto funzionano questi strumenti e quindi effettivamente ci facciamo una chiacchierata stasera per vederli un attimino insieme, qualora qualcuno di voi non li conoscesse. Sì, anzitutto io poi invito naturalmente il nostro pubblico a farci tutte le domande che desidera, sia Certo. per chi è direttamente qui su Zoom, attraverso la chat di Zoom, per chi invece fosse su Facebook, live di Facebook, naturalmente attraverso appunto i commenti di Facebook. Per chi invece poi visualizzasse questo video in un secondo momento, quindi sul canale YouTube o su Facebook, non in live, però potete sempre chiaramente rivolgerci domande o entrare in contatto con noi attraverso il nostro sito che è utopian.eu. Bene, detto questo, Gaetano, parliamo anzitutto di servizi pubblici. Io non so se tutti i nostri ascoltatori hanno avuto occasione di vederlo, ma oggi è uscito un altro rapporto, stavolta da parte delle Nazioni Unite, sullo stato della digitalizzazione paese per paese nel mondo. E anche stavolta, anche in questo caso, come era già successo per gli indici DESI qualche settimana fa, l'Italia ha perso molte posizioni. È vero. Perché le ha perse? Le ha perse perché gli altri che ci hanno scavalcato sono andati avanti in questi ultimi mesi, in questi ultimi 24 mesi, se vogliamo, mentre noi, almeno a giudicare da questi ranking, siamo appunto rimasti un po' al palo. Ora, è veramente così? O magari questo è semplicemente l'esito di determinati criteri di valutazione che l'ONU, in questo caso, la Commissione europea, nel caso degli indici DESI, ha applicato?
No, io credo che senz'altro è così effettivamente, cioè nel senso che noi siamo rimasti indietro rispetto agli altri paesi europei in quanto a digitalizzazione di servizi, in quanto a conoscenza ed uso degli stessi. Però bisogna ammettere che effettivamente qualcosa di importante è accaduto da recente e il cammino per noi è molto difficile, anche perché ci sono effettivamente degli ostacoli anche infrastrutturali, oltre che culturali, che effettivamente impediscono che questa digitalizzazione, questo uso si espanda su tutto il territorio nazionale e su tutti i livelli, a tutti i livelli. Però bisogna ammettere che effettivamente qualche cosa è stato fatto. Io per esempio mi riferisco a quello che è accaduto, provo a condividere con voi perché l'ho trovato interessante, probabilmente voi conoscerete quanto, per esempio era stato già scritto nella legge delega di Madia, della ministra Madia, la 124 del 2015, quando per la prima volta ha parlato di digital first, cioè innanzitutto ha parlato di diritto di accedere a tutti i dati. Quindi questa cosa qui, questa partecipazione democratica elettronica, in un certo qual modo comunque ha avuto il suo battesimo, nel senso che effettivamente se ne è parlato, se ne parla e qualche cosa è accaduto. Poi una cosa veramente innovativa di questa partecipazione democratica elettronica, di cui poi parleremo anche un pochettino più avanti, è il fatto che nel CAD, oltre a scrivere appunto che ci deve essere una maggiore partecipazione dei cittadini e ci devono essere forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare, è accaduto che nell'articolo 71, chi non conosce di noi, tra noi, l'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, dove si dice che addirittura previa consultazione pubblica l'AGID, sentite le amministrazioni competenti, quindi evidentemente adotta le linee guida che sono leggi, sono le ex regole tecniche e sono leggi di indirizzo per l'attuazione del presente codice, e addirittura queste linee guida diventano efficaci dopo la loro pubblicazione sul sito web di AGID e di esserne data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Cioè a questo punto la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana diventa soltanto, diciamo, un megafono e uno strumento per dire guardate che sul sito di AGID sono state rese pubbliche le linee guida, ovvero le leggi che riguardano ad esempio nel caso specifico appunto l'attuazione del codice dell'amministrazione digitale. E poi previa consultazione pubblica, oggettivamente bisogna ammettere che queste definizioni sono innovative nel nostro caso e hanno avuto attuazione. Hanno avuto attuazione con alcuni strumenti che hanno consentito effettivamente una maggiore partecipazione pubblica. Per cui il problema fondamentale nel nostro caso io credo che sia quello, cioè che siamo partiti in ritardo, in grandissimo ritardo rispetto agli altri paesi europei, questo senz'altro. E poi comunque perché non se ne fa sufficiente comunicazione comunque, nel senso che per esempio questa consultazione pubblica ancora evidentemente, ma forse ha ragione, rimane diciamo limitata alla documentazione tecnica nel caso specifico. Se andassimo, poi ci andiamo a vedere un attimino quali sono le attuali regole e linee guida che sono in consultazione, sono effettivamente tecniche, però evidentemente questa previa consultazione pubblica, questa partecipazione utilizzando strumenti come appunto Slack, poi vedremo, ed altri che consentono permettono quantomeno di sapere a che punto stanno alcune regole tecniche, alcune linee guida, a che punto sta la normazione su questi fatti, per cui l'importante è veramente avvicinarsi, iscriversi a queste piattaforme e perché no, come adesso vi mostrerò, dire la propria su alcune linee, norme tecniche. Gaetano, una curiosità. Le piattaforme di cui parli servono soltanto per la consultazione relativa alle linee guida previste dall'articolo 71 del CAD oppure possono essere usate per consultazioni pubbliche di altro tipo? No, attualmente soltanto per quelle relative al CAD. Effettivamente adesso voglio mostrare quello che è,
E questa piattaforma di cui che effettivamente fa da padrona, IT Forum, che non so quanto i nostri, vediamo se ecco, devo uscire dalla ok, questa bisogna ammettere che con il team digitale qualcosa di importante è stato fatto, che se ne dica, magari qualcuno ritiene che, però effettivamente ci sono queste piattaforme che è appunto quella di IT Forum, che eccolo qui, IT Forum, che effettivamente consentono di conoscere, come vi stavo dicendo, quali sono le ultime linee guida in consultazione, sempre che, ecco, il problema della connessione è quello che comunque rimane effettivamente, è un problema di connessione che tutti impariamo purtroppo a conoscere. Ecco, lo spazio di discussione sui servizi pubblici digitali, io ho verificato con mano che c'è tantissima gente che prende parte a questa discussione. Tantissima gente che proprio ci perde, tra virgolette si intende, il proprio tempo per dire la propria. Quindi vedete, qui ci sono a sinistra tutte le varie categorie, gli argomenti si può dire sostanzialmente, e le osservazioni più recenti a destra. Ma scorrendo si vedono quali sono le consultazioni pubbliche. Ma evidentemente se ne possono prendere tante, per esempio la linea guida sulla cessazione della conservazione dei documenti è una delle, anzi non è proprio l'ultima, perché questa lo stavo guardando già del 2019, però questa, ecco, la linea guida sul domicilio digitale, ecco, soltanto 9-10 giorni fa alcune persone hanno ritenuto di dire la propria, ad esempio apriamo la consultazione dell'INAD, ecco, c'è chi ha ritenuto di dire la propria, un certo Roberto Rossetti, probabilmente qui c'è un errore adesso, e poi c'è Francesco del Castillo, che poi per esempio è una di quelle persone che più utilizza questa piattaforma. E poi c'è chi risponde, evidentemente qui vedo che alcuni non hanno risposto, risponderanno più tardi, si intende, e però risponde a queste osservazioni, o in ogni caso vi posso assicurare che queste osservazioni, queste note sono prese in considerazione dai normatori, da chi poi effettivamente ha il compito di redigere queste linee guida, prese in considerazione, e poi magari si risponde più là, quando effettivamente la consultazione è chiusa, anche per conoscenza, per far sapere se poi effettivamente l'osservazione, la nota è stata presa in carico. E ripeto, in tanti possono scrivere quello che ritengono più opportuno e dare il proprio contributo. E quindi oggettivamente è un'innovazione che alcuni conoscono, altri un po' meno, ma oggettivamente su questi argomenti tecnici molti utilizzano questo strumento di discussione, oltre che Slack anche, per esempio, che evidentemente già le aziende già conoscono. Vogliamo dire una parola a proposito di Slack? Magari sì. Non tutti sono familiari con lo strumento. Slack va bene, per esempio io qui avevo già ceduto, perché poi c'è la rete dei Developers Italia, che è, io non sono uno di quelli che utilizzano assiduamente questa piattaforma, perché ripeto, io non sono, ahimè, un tecnico per alcuni su alcuni argomenti, ma evidentemente si fa cenno anche di queste di questi strumenti anche attraverso appunto anche proprio la stessa struttura, no? Appunto, partecipa attraverso i T-Form, Slack, GitHub, i Docs, poi vediamo quali cosa sono, ma Slack sostanzialmente sappiamo tutti essere uno strumento di messaggistica sostanzialmente. Scusa, sì, dimmi, possiamo tutto. Tornare sulla schermata? Sì, di prima. Ok. Questa. È molto interessante secondo me il fatto che la pubblica amministrazione italiana usi strumenti che sono poi, se vogliamo, gli standard di fatto a livello globale. Sì, è proprio Okay. così. Mi spiego Oggettivamente. meglio. Noi qui abbiamo quattro
quattro strumenti. I Form e i T-Doc sono strumenti sviluppati in Italia dalla PA italiana. Slack, sì, e GitHub invece sono strumenti sviluppati nella Silicon Valley, diciamo così. Esatto. Strumenti che però appunto sono diventati i loro due ambiti, quindi Slack come strumento di messaggistica e di collaborazione di team più o meno distribuiti e GitHub invece come strumento di lavoro, esatto, di codice, quindi si parla di una piattaforma di collaborazione distribuita per il codice, per la scrittura del codice sorgente e documentazione. Mm-hmm. Bene, questi due sono appunto i leader di mercato a livello globale nel loro ambito. Non sono strumenti su cui naturalmente la pubblica amministrazione italiana ha il controllo, e quindi questa cosa è molto innovativa. Sì, questa cosa che è, se vogliamo, mutua il modus operandi delle aziende e delle comunità open source, esatto, non piace a tutti, perché c'è chi critica il fatto che in questo modo ci metteremo nelle mani di soggetti che sfuggono al nostro controllo. Per quanto mi riguarda, questa posizione è abbastanza priva di fondamento, sia perché si tratta appunto di piattaforme che hanno un tale livello di trasparenza e di esposizione che non sarebbe secondo me immaginabile un trattamento da parte delle piattaforme stesse non corretto, unfair nei confronti della piattaforma. E il secondo motivo è che sostituire queste con dei prodotti fatti in Italia sarebbe proibitivo. Sarebbe, sì, assolutamente, sì, proibitivo, e soprattutto ci taglierebbe fuori dall'apporto della comunità internazionale. Esatto. Questo tema torniamo anche un attimo dopo. No, ma dici bene, perché effettivamente è stato fatto un lavoro importante, secondo me, di normazione e di standardizzazione di tutto il lavoro fin qui fatto, che vale la pena un attimino dire due parole. Bisogna sapere che esistono delle linee guida proprio sullo sviluppo web che la PA ha ritenuto di mettere per iscritto e di chiarire quali debbano essere tutti gli strumenti e i passaggi, ma anche concettuali, che devono essere seguiti per realizzare questi strumenti di divulgazione. E lo sforzo, secondo me, è stato fatto in maniera interessante e importante. Vi porto subito, per esempio, al documento, e questo qui, secondo me, è il principe. Allora, per me, che ripeto, appena io l'ho letto, ho apprezzato tantissimo il fatto che in maniera chiara e ritengo anche esaustiva si siano chiariti degli aspetti interessantissimi per chi conosce bene questo strumento, cioè quello appunto del design dei servizi digitali, lasciando stare della PA. Adesso la PA ha scritto i propri, ma queste linee guida interessantissime, che fra l'altro potete vedere e sfogliare su questa diciamo visualizzatore che si chiama Read the Docs, sul quale poi magari anche su queste diciamo due righe, perché due parole, nel senso che è uno strumento utilizzato anche dal governo britannico per la divulgazione, perché no, come visualizzatore appunto dei propri documenti. Ecco, il fatto che si siano state scritte alcune cose per molti anche ovvie, no? I principi di design dei servizi, no? Quando si parla di user experience, quando si parla di trasparenza, di collaborazione, si dicono delle cose per molti a volte ovvie, però credetemi, secondo me, per la pubblica amministrazione è stato fatto uno sforzo importante di mettere nero su bianco, e soprattutto uno sforzo ancora maggiore è stato fatto quando si parla dei kit, degli strumenti che sono stati messi a disposizione ad esempio dei comuni o delle scuole. Sì, perché effettivamente qui, per esempio, tra gli strumenti di collaborazione vengono ripetuti evidentemente quello di cui abbiamo detto noi, no? Forum Italia, evidentemente, ma Slack. Ma per esempio questi web toolkit vengono utilizzati, sono estremamente interessanti, perché qualora qualcuno volesse
eccolo qui che poi si apre la pagina di GitHub, volesse realizzare un sito web per un comune oppure per una scuola, esistono già dei template già prestabiliti che basta scaricare, personalizzare ed effettivamente possono essere considerati praticamente pronti all'uso. Questo è lo strumento che viene utilizzato. In particolar modo, ecco, volevo portarvi alla pagina dove effettivamente, vediamo un attimino se io l'ho caricata, così che ci avvantaggiamo per ciò che riguarda la visualizzazione, però non so quanto. Ecco, i siti web dei comuni italiani, Italia GitHub, quindi comunque si arriva tramite GitHub, questo repository noto a tutti noi. La linea guida per il design dei siti web comunali. Sappiamo quanto credo ci sia bisogno che magari i siti web abbiano la stessa architettura delle informazioni, adottino lo stesso schema. Esiste addirittura un documento che illustra l'architettura dell'informazione per i comuni ed è stato fatto un lavoro, ritengo, interessante. Guardate, ve lo sto mostrando, altro non è che un foglio di un Google Sheet, dove c'è una rappresentazione grafica, ecco che qui apro, ho già cliccato, dove mostra effettivamente quali debbano essere proprio tutti quanti i menu dell'amministrazione del comunale. E si è fatto ordine da questo punto di vista, non è una cosa del tutto insensata. E per ciascuna, addirittura, sempre tornando al sito, al foglio Excel, si scrive quali debbano essere le singole pagine presenti sul sito. È uno sforzo interessante che è stato, fra l'altro, ripetuto per le scuole pure. Ecco, vediamo se qui ecco qua, progetto siti web delle scuole. Le scuole sono un ente pubblico, evidentemente, ma ciascuna scuola ha il suo sito web, è diverso dalle altre. Se devo cercare delle informazioni, sono posizionate in modo completamente diverso l'una dall'altro, la parte dedicata all'amministrazione trasparente ce la dobbiamo sempre andare a cercare, non si sa mai dove sia, ad esempio. Beh, qui, oltre al fatto di chiarire da un punto di vista proprio stilistico quali debbano essere i contenuti e quali debbono essere le procedure da seguire per i siti web delle scuole italiane, poi evidentemente ci sono anche degli esempi che possono essere, ripeto, utilizzati. Ecco, ancora una volta si fa un riferimento a slide o ad altri documenti. Io credo, ripeto, che se queste cose effettivamente fossero note di più, non è escluso che a cominciare da alcuni insegnanti o da alcuni funzionari comunali si ricorrano poi questi strumenti per fare standardizzare le informazioni, perché non è che si voglia appiattire, però effettivamente l'utente deve poter essere aiutato nella visualizzazione e nella ricerca delle informazioni. Non è possibile che effettivamente la pubblica amministrazione è una e poi si debba fare tanta confusione a capire se si tratta effettivamente di un sito web della pubblica amministrazione oppure un altro, perché effettivamente ci sono dei loghi, dei colori, ad esempio, che bisogna degli stili che è giusto tenere presente nella comunicazione. Quindi parliamo di design. Sì, parliamo di design, però effettivamente tutto. Cioè, attraverso questo è stato ritenuto utile attraversare l'intero argomento, cioè sviluppare l'intero argomento, cioè fare letteratura, per così dire, chiarezza sull'uso di alcuni termini e sui processi che devono essere seguiti e sugli strumenti. Quindi, oggettivamente, è stato fatto uno sforzo importante per cui bisogna che si ricorra e poi per ricorrere a questi strumenti. Tu, Roberto, che sei più tecnico di me, senz'altro. Beh, come, per esempio, si fa riferimento a Bootstrap, poi ad Angular Kit, cioè effettivamente ci sono degli strumenti nuovi, innovativi. Sì, e anche qui vorrei sottolineare, come prima, un tema che torna, è il fatto che la pubblica amministrazione italiana adotta degli strumenti che sono degli standard de facto,
globale. Esatto. Bootstrap, per esempio, è un kit, sappiamo, un kit per la scrittura, per la programmazione del front-end di un sito web. Usato ovunque. Tra l'altro Bootstrap è nato come framework di sviluppo di Twitter. Mm-hmm. Il gruppo di Developers Italia lo ha adattato alle esigenze della pubblica amministrazione italiana. Quindi c'è, secondo me, come per gli strumenti che abbiamo visto prima, quindi Slack e GitHub, in quanto piattaforme, sì, ma anche per altri strumenti, Bootstrap, ad esempio, questo sforzo di aprirci a delle prassi che sono internazionali e che facilitano, se vogliamo, anche lo scambio di idee tra chi deve sviluppare i servizi della PA italiana e la comunità globale di tecnici, programmatori, architetti dell'informazione, esperti documentali e così via. Non è escluso, infatti, non a caso, correttamente, in alcuni ormai avvisi proprio di personale, si richiede anche l'uso di questi strumenti di condivisione e collaborazione. E si richiede proprio espressamente la conoscenza di questi strumenti. Poi vi dicevo Read the Docs. Read the Docs è un visualizzatore, né più né meno, niente di più semplice, però oggettivamente ha le sue peculiarità interessanti. Oggi, se uno volesse visualizzare, ad esempio, il codice dell'amministrazione digitale, un attimino, facciamo, che è effettivamente un documento importante che insomma conta di più di una novantina di articoli, ecco, invece di andare su normativa, che senz'altro può andare e senz'altro è uno strumento, una fonte fondamentale per chi di noi non lo conosce, però se uno volesse visualizzare il codice dell'amministrazione digitale vedendo anche quali sono le precedenti versioni, lo si può fare su normativa pure, per carità, però effettivamente, vedete, è molto più, lo si può scaricare in PDF, HTML, EPUB, è più facile da usare, da scorrere, da ricercare le annotazioni, per cui oggettivamente, e poi un altro aspetto, c'è anche il file sorgente, che oggettivamente che punta su GitHub, evidentemente, che anche questo, io se volessi vedere qual è il file sorgente, ma evidentemente posso soltanto visualizzarlo, si intende, non potrei modificarlo, però ecco, questo in chiave di trasparenza è stato fatto molto per ciò che attiene ai documenti appunto tecnici, per così dire. Quindi oggettivamente è un bello sforzo, e poi considerate che Read the Docs, questo strumento di visualizzazione, non è evidentemente, cioè non è soltanto il codice di amministrazione digitale ad essere andato su Read the Docs, lo saranno le nuove linee guida, per esempio, sulla formazione, gestione e conservazione del documento informatico, ma lo sono già anche tanti altri documenti. Per esempio, stavo guardando anche quello sull'accessibilità degli strumenti informatici, evidentemente importantissimo, che è stabile, per esempio, con questo documento, perché se non ricordo male, questa linea guida addirittura poi sono rimasti, ma correttamente anche, dei commenti, e qualcuno ha lasciato dei commenti proprio direttamente su questa piattaforma, hanno consentito di renderli visibili da qui piuttosto che su IT Forum, quindi evidentemente ancora c'è tanto da fare per uniformare comunque questi strumenti, però è tutto più facile, bisogna ammettere, è più intuitivo e quindi effettivamente, per esempio, ecco, questo è un utente che ha scritto: sarebbe più efficace per evitare confusione, e scrive quello che lui ritiene utile venga fatto, e qui credo che sia la risposta in commento di Michela, che è una collega di Agid. Quindi oggettivamente noi siamo molto indietro in quanto a conoscenza ed uso di questi strumenti, ma che non siano stati fatti dei passi in avanti rispetto alla normativa che presuppone appunto l'uso del digital first, questo non lo si può negare.
tanto ancora rimane da fare, ma oggettivamente tanto è anche da parte nostra fare in modo che queste piattaforme vengano rese note. Questa è la sfida più importante che abbiamo dinanzi oggettivamente, per tutti quelli che si occupano di comunicazione, che si occupano appunto di realizzazione di siti web, dovrebbero leggere innanzitutto queste linee guida che io ritengo, ripeto, io non sono assolutamente esperto, quindi, però secondo me fatte veramente bene. Eppure io quando ne parlo con altri colleghi, non molti conoscono appunto l'esistenza di queste linee guida, sì, di design, d'accordo, però oggi tutto parte da lì, dalla comunicazione, e se non si fa una progettazione interessante, qui effettivamente è ben chiarito, qualsiasi progetto evidentemente risulterebbe vano. Ecco, addirittura questo, per esempio, è scritto in inglese dai colleghi e altro. Quindi c'è uno sforzo interessante che probabilmente continuerà su questa strada. Si farà anche il piano triennale, andrà su Read the Docs, per esempio. È su Read the Docs, ovviamente, il piano triennale. Quindi oggettivamente non esiste più il PDF, ad esempio. Il PDF ormai basta, è vecchio. Non lo si dovrebbe più utilizzare. Andare il PDF tutto... pone seri problemi di accessibilità. Cioè non è di accessibilità, fatto, di accessibilità. Ma comunque non è sicuramente uno strumento ideale. Anche perché poi non consente una modifica continua. Non consente... se vogliamo un ciclo di lavoro agile, no? su questi oggetti, su questi documenti. Sì. Esatto, per esempio, perché siccome possono essere evidentemente aggiornati spesso, e questo è molto più semplice, e qui il linguaggio REST, che è molto molto semplice, veramente per chi lo possiamo vedere qui più da vicino effettivamente, vediamo qui se mi si collega direttamente, ma dovrei andare a ripescare la mia di utenza, però effettivamente è estremamente semplice per chi conosce. Quindi magari spieghiamo che questo è il codice sorgente di quello che vedevamo prima. Ah sì. Sì, esatto. Quindi, qui lo vediamo in chiaro, però questo qui non possiamo andare in modalità modifica, evidentemente. Non possiamo andare in modalità modifica, no, però no. Essendo appunto GitHub quello che è appunto una piattaforma collaborativa, noi potremmo fare quello che in gergo si chiama un fork, quindi una copia di questo convergente, fare le nostre modifiche sulla copia e poi proporla a chi gestisce l'originale. In determinati casi questo flusso di lavoro può diventare un appunto flusso di lavoro collaborativo che poi porta virtuoso cosa, che porta al miglioramento dei documenti. Sì, senz'altro, è questo l'obiettivo, senz'altro. Ci si augura effettivamente che tutta la documentazione della pubblica amministrazione nel breve possa passare attraverso uno strumento del genere, che oggettivamente, come dicevi giustamente tu, per quanto riguarda l'accessibilità, fa molto. I grafici, come le tabelle, possono essere lette rispetto invece a un PDF che evidentemente rimane tale ed ha problemi seri. Quindi oggettivamente è un ottimo strumento. Ripeto, poi anche il governo inglese ha utilizzato questo strumento, quello di Read the Docs, e perfino io nel mio piccolo l'ho utilizzato. Cioè oggettivamente c'è soltanto da provare, leggere, provare, e poi soprattutto io ritengo addirittura che esistano degli spazi, come vi dicevo prima, interessantissimi per chi vuole fare qualcosa di, ripeto, per i comuni come per le scuole. È possibile scaricarsi addirittura la versione, adesso io qui non lo sto trovando, ma credetemi esiste, la versione WordPress addirittura, già che uno può scaricare per quanto riguarda la scuola come modello, e utilizzare quella, però con il template disegnato dalla PA.
non so se sono riuscito ad essere chiaro, cioè effettivamente è questa la cosa interessante, cioè utilizzare i colori, i loghi, i font, e quindi quell'architettura di cui vi parlavo prima può essere poi utilizzata anche attraverso WordPress, un'altra piattaforma evidentemente per realizzare per un sito web. Quindi oggettivamente, come ripeto, bisogna dover fare in modo che si passi attraverso la conoscenza di queste linee guida, è fondamentale, e poi ricorrere a questi strumenti, iscriversi e partecipare, perché oggettivamente è questo quello che si chiede. Lo chiede perfino l'articolo 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale, dove dice previa consultazione pubblica. E quando mai ci saremmo aspettati che si chiarisse, si dicesse questo in maniera netta? Quando mai è stato detto che la pubblicazione avviene sul proprio sito web e poi se ne dà notizia sulla Gazzetta Ufficiale? E effettivamente è una cosa innovativa, che non si può dire diversamente, per cui più se ne parla e più è meglio per tutti noi, come dire, verrebbe da dire. Sì. Secondo te, Gaetano, tutto questo si può trovare anche un'applicazione al di fuori dell'ambito delle norme relative al digitale? Quindi essere esteso agli iter, ad esempio, di produzione normativa. Con noi, ad esempio, abbiamo per chi conosce il portale della Camera, è un portale estremamente complesso, estremamente anche articolato, che riporta non solo i testi, diciamo, definitivi delle norme, ma naturalmente tutti i lavori preparatori, i lavori delle commissioni, le discussioni in aula e così via. Se per esempio quel materiale lì, tra l'altro è un materiale accessibile anche come dati aperti, ma se quel materiale lì potesse integrarsi con i servizi che stiamo vedendo, potrebbe essere anche più semplice per chi deve consultarli. Sì, senz'altro. Io ritengo che per la consultazione, come pure per la partecipazione, se si decidesse di utilizzare strumenti semplici e pochi, soltanto alcuni, non tanti, non perché gli altri sono peggiori, l'importante è fare una scelta da un punto di vista proprio governativo e politico, direi. E qui vengo, infatti il punto nodale è questo, cioè nonostante si conosce l'esistenza di questi strumenti, e poi si continua a utilizzare strumenti commerciali per la condivisione, per esempio, e la formazione dei documenti, anche e soprattutto nella pubblica amministrazione, quando fra l'altro non dovrebbe essere consentito. E poi c'è invece una buona fetta di persone che utilizzano, e quindi di enti, parliamo di enti pubblici, che utilizzano invece piattaforme open source. E quindi che cosa succede? Che c'è una mistione, una confusione e una ripetizione di repository veramente importante, che non consente una facile condivisione, anche per una questione poi di c'è chi può accedere e c'è chi no a quella piattaforma commerciale, perché evidentemente magari ci sono delle limitazioni. E poi la partecipazione la puoi fare evidentemente soltanto se utilizzi delle soluzioni aperte. E quando invece ti ostini, ahimè, ad utilizzare altre piattaforme diverse fra loro, è chiaro che poi fai confusione. Ci sono, come spesso succede, a macchio di leopardo, per così dire, succede che alcune amministrazioni sono più capaci, migliori di altre, ma questo non è corretto, non è corretto, giusto. Eppure bisogna che alcuni dirigenti, ritengo io modestamente, prendano coscienza di questa importanza di utilizzo di un'unica piattaforma, possibilmente aperta, per utilizzarla nella condivisione e nella partecipazione. E quindi oggettivamente
senza fare politica, per così dire, però la partecipazione democratica di cui parlava anche l'articolo 9, insomma, se non la partecipazione democratica, esatto, di cui si parlava al CAD, è elettronica, è una cosa possibile, è una cosa effettivamente che esiste, qualcuno ne ha fatto anche un cavallo di battaglia, per così dire, però questo per dire che niente da un punto di vista tecnologico e informatico, come ben sappiamo, è impossibile. Quindi tutto poi si risolve in una questione politica, purtroppo, per noi, che non siamo veloci, in questo senso noi come Italia, come, e non siamo compatti, più che altro compatti, più che altro compatti, perché effettivamente, ecco, adesso Agide prima stava scritto in alto qui a sinistra, Agide più team, poi è diventato Dipartimento per la Trasformazione Digitale, non ne abbiamo nulla, né ovviamente né con team, né Teams, né con il Dipartimento, però evidentemente questo il cambiamento è sicuramente positivo di per sé, però noi cambiamo troppo spesso, e quindi i soggetti cambiano troppo spesso, poi alla fine chi lo sta curando? Sono le stesse persone, sono altre persone, non sappiamo se questi progetti effettivamente vedranno la luce ancora per tanto tempo, non lo sappiamo, probabilmente sarà così, ci si augura, però ecco, poi chi lo potrà dire effettivamente? Però il piano triennale ancora una volta chiarisce l'utilizzo di questi strumenti, quindi oggettivamente ancora per qualche anno possiamo sperare che qualcosa in maniera più certa cambi, ecco, e muti nel tempo. Sì. Bene, noi abbiamo un piano triennale, peraltro quello in vigore che è giunto a metà del suo percorso, del suo viaggio, no? Sì, esatto, perché ce n'è uno nuovo. A breve, stavi dicendo questo, no, Roberto? Sì, sì, ce ne sarà uno nuovo necessariamente, perché l'attuale ha validità fino al 2021. Esatto. Credo che sia in bozza, vabbè, già circola, però effettivamente è più snello, però sì. E questo troverà spazio anche questo su ReadyDocs, evidentemente, perché lo strumento principe, almeno così, è adottato da Agide più il Dipartimento per la Trasformazione, per l'innovazione. Ecco qui. Viene utilizzato a volte team, dipartimento, sappiamo che il team ufficialmente non c'è, c'è il dipartimento, però ecco, oggettivamente queste cose poi possono purtroppo, ecco il problema di cui parlavamo prima all'inizio, possono generare questi ritardi. Perché magari si parte, noi lo sappiamo, no? Con la digitalizzazione, da un punto di vista normativo, noi siamo stati i precursori effettivamente, lo sappiamo. Poi il codice dell'amministrazione digitale è un unicum in Europa oggettivamente, quindi noi abbiamo fatto uno sforzo importante, noi abbiamo la firma digitale che effettivamente è una specie di firma elettronica, sappiamo un po' tutta nostra, però abbiamo la PEC, sì, a volte noi siamo faraginosi un po' nel nostro lavoro, però oggettivamente siamo un paese che almeno sulla carta e in alcuni progetti ha dato del suo. La cosa importante per noi è la prosecuzione evidentemente sull'uso di questi strumenti e soprattutto la sua diffusione. Questa diffusione che deve essere capillare e capillare lo diventa ovviamente quando tutti i soggetti sono convinti di dover utilizzare questi strumenti. Questo è fuori discussione. Oggi si parla tantissimo di semplificazione. Abbiamo anche un decreto legge, sì, che reca nell'epigrafe, esatto, misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione, sì, digitale. Sì. Ora, per chi ha letto poi il codice del decreto legge, è pieno di riferimenti al CAD. Sì, è vero. Quindi non è un caso che abbiamo parlato stasera. Non è un caso che abbiamo parlato stasera. Chiedalo. Sì, sì. Questo decreto legge semplifica effettivamente, almeno per quello che riguarda l'ambito di cui ci stiamo occupando stasera. Ma poi guarda, gli ambiti di cui parla il decreto sono tanti, no? Sappiamo che si parla anche di lavori pubblici, di appalti, di sostenibilità ambientale, di misure per le imprese e così via. Però per quel che riguarda appunto i servizi pubblici, i servizi digitali della pubblica amministrazione, guarda, sono delle misure interessanti.
C'è una misura interessante che va nell'ambito proprio soprattutto di questa semplificazione e questo fatto cioè di diciamo allargare quanto più e avvicinarci all'Europa quanto più possibile ed e fare in modo che non ci siano più divari diciamo rispetto agli altri paesi è il tema della conservazione del documento informatico. Noi abbiamo scritto sul CAD, è stato scritto sul CAD che i documenti informatici devono essere localizzati sul territorio nazionale. Evidentemente questa cosa è una cosa che andava bene fino a un certo tempo, ma con correttamente la libera circolazione dei dati personali e non personali, evidentemente il dato, l'informazione, sebbene è un dato pubblico e quindi è un patrimonio dello Stato, non deve necessariamente risiedere fisicamente sui server nazionali, presenti sul territorio nazionale. Il dato può giustamente essere conservato in cloud e quindi evidentemente anche su un server francese o spagnolo. Il fatto di aver abolito questa localizzazione, il decreto semplificazione chiarisce questo aspetto, è abolita la conservazione sul territorio nazionale come limite per i conservatori, evidentemente anche questo è un bel passo in avanti. Dove sta scritto che una pubblica amministrazione si ritiene più vantaggioso conservare il proprio documento su un server francese, quindi sul cloud, non possa farlo perché evidentemente c'è una legge che vieta che il documento debba essere presente fisicamente su un altro territorio fuori del territorio nazionale. Quindi una misura che ci avvicina all'Europa. Che ci avvicina all'Europa. Più europei. Ti dirò di più, anche perché dopo tutto questo decreto ormai è legge, giusto? Sì. Diciamo è legge, è un decreto legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, non è stato ancora ratificato, convertito in legge, ma convertito. Anche l'accreditamento, che è una cosa un po' tutta nostra, anche questo è andrà a cadere. Cioè i conservatori... per la pubblica amministrazione, chi offre il servizio di conservazione dei documenti evidentemente non dovrà essere accreditato, cioè dovrà esclusivamente, come tantissimi altri fornitori della pubblica amministrazione succede, accade per molti di questi fornitori, presentare delle credenziali, nel senso avere delle... Credenziali di tipo commerciale? No, requisiti di sicurezza, e di organizzazione, certo commerciale pure, evidentemente non può trattarsi del negozio con tutto rispetto per dire che promuove servizi di conservazione di storage sotto casa, evidentemente deve avere una struttura, ma giustamente la Commissione europea non vuole che vi siano, come dire, delle lobby, no lobby perché ho sbagliato l'espressione, che ci siano delle associazioni chiuse, delle associazioni chiuse, io mi devo accreditare per, no, tu devi mostrare evidentemente di avere le carte in regola per fornire quel servizio che ti viene richiesto, nulla di più, nulla di meno, ma è giusto, accade così con tutti i servizi della pubblica amministrazione e non solo. Quindi questo fatto di appunto conservare solo in Italia, aver paura del cloud, vabbè, l'abbiamo visto pure anche con esistono, no, le linee guida di Agid per ciò che attiene ai servizi in cloud. Tanti soggetti hanno aderito semplicemente dicendo correttamente, evidentemente, facendo un'autodichiarazione. Se andiamo a leggere le linee guida, appunto la numero 2 e la numero 3 di Agid sul cloud, sui servizi pubblici in cloud, tra i requisiti anche di non ci sono requisiti veramente stringenti, insommortabili, cioè estremamente onerosi per le aziende, per ciò che attiene sia alla sicurezza che all'organizzazione. Evidentemente devi dimostrare di essere in grado di fornire quel servizio. Poi è il mercato tanto che in ogni caso ti premia oppure ti svantaggia. Cioè è chiaro che poi la pubblica amministrazione dovrà fare i suoi controlli, come per qualsiasi fornitura. Cioè non è che evidentemente io ti do un appalto e poi non lo controllo. Quindi comunque è perfino relativo il discorso dei requisiti. Tu devi poter dire di offrire evidentemente quel servizio e poi, come in tutti i casi, devi dimostrare di poterlo erogare. E questo è un principio anche di semplificazione importante. L'accreditamento, basta, non c'è più. Ecco, questa è un'altra novità. Sì, è un residuo, se vogliamo, appunto di un modo
un po' antiquato di intendere il ruolo e la funzione della pubblica amministrazione, no? Sì, sì, effettivamente è così. Anche la cenno che facevi prima al fatto che i dati della pubblica amministrazione italiana sono patrimonio dello Stato, è certamente vero, però questo non ha nulla a che vedere con il luogo dove quei dati vengono memorizzati. Esatto, anche perché poi c'è un altro aspetto di cui si parla tantissimo correttamente, e i dati, le informazioni, sebbene della pubblica amministrazione, purché evidentemente non personali, sono patrimonio, se vogliamo dire, pure della collettività, perché a livello di indagine, di studio, di indagine statistica, di studio e quant'altro, questi dati possono essere fruiti da chiunque, devono poter essere fruiti. Cioè, se effettivamente io volessi fare un'indagine, una ricerca su qualche... per esempio sulle attività procedimentali italiane, la procedura appunto amministrativa italiana, evidentemente perché non ricorrere ai dati che mette a disposizione la pubblica amministrazione italiana su un sito web aperto con dati accessibili a chiunque, e quindi il consentire appunto la ricerca e la visualizzazione dei documenti in maniera sicura, si intende, deve essere sempre possibile. E il problema che c'ha anche per esempio, noi abbiamo l'archivio. Mi sentite? L'archivio centrale dello Stato, per esempio, ha per legge la necessità di dover visualizzare e consentire appunto la pubblicità di tutti i documenti dello Stato, di patrimonio dello Stato, e su una piattaforma che evidentemente ancora deve nascere, per così dire, però. È un tema importante sul quale molti argomentano e che ritengono evidentemente essere la nuova frontiera, diciamo, del lavoro, perché dopo la formazione e gestione del documento c'è quella della conservazione, ma c'è quella della visualizzazione, perché il dato, se fosse chiuso dentro una scatola e non lo posso leggere, a me non serve a nulla, anche se fosse importantissimo. Non me ne potrei far nulla, sì. Quindi la condivisione deve essere, e la condivisione è tutto, sia a livello di proprio di cultura personale che collettiva, e quindi quella è la parola d'ordine, la condivisione, sharing sempre e comunque. Questa mi piace tantissimo. Potremmo parlare quindi di dati come bene comune. Dobbiamo parlare, soprattutto nell'ambito della pubblica amministrazione, è senz'altro un bene comune, per cui ben vengano, ripeto, questi strumenti e questo sforzo che deve essere fatto per la divulgazione dei documenti. Per esempio, tu che sei esperto anche, fra l'altro, di blockchain, evidentemente anche quello sul tema della conservazione, anche la blockchain potrebbe fare anche il suo affacciarsi. Non è escluso che un domani leggeremo sulle nuove linee guida, la nuova edizione delle nuove guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti, anche dell'utilizzo dello strumento blockchain per conservare i documenti della pubblica amministrazione, perché no? Cioè, oggettivamente dobbiamo poter rendere quanto più semplice e fruibile questi dati, queste informazioni, e noi dobbiamo fare in modo che quantomeno parlarne come stiamo facendo questa sera, perché mi piacerebbe sapere quanti tra noi sapessero, per esempio, di T-Forum, del forum della pubblica amministrazione, dove vengono periodicamente messe a disposizione queste linee guida e se ne chiede appunto la consultazione, la condivisione. Probabilmente non è uno strumento che tutti conoscono, quindi è assolutamente importante parlarne, come stiamo facendo stasera. Ok, infatti lo immagino, infatti spero proprio così. Anche perché poi il vero gap appunto rispetto un po' al resto dell'Europa è l'uso dei servizi pubblici, certo. Non la disponibilità. Sì. Perché l'Italia ha disponibilità dei servizi pubblici, poi questi servizi magari non sempre sono coordinati tra loro nel migliore dei modi, ma la disponibilità esiste. La cosa su cui invece stentiamo a crescere è l'uso di questi servizi da parte dei cittadini e delle imprese. Sì, è vero. Ma come in tutte le cose...
anche questo, purtroppo, questo lockdown, insomma, questa pandemia in un certo qual modo ci ha consentito di conoscere alcuni strumenti come appunto quelli che stiamo utilizzando anche noi, quindi non è escluso che poi effettivamente questi, anche tutti quanti noi facciamo un balzo in avanti riguardo all'uso di questi, di queste tecnologie, sì, perché no? Io, Gaetano, vorrei chiederti una domanda un po' più personale. Se dovessi consigliare a chi magari volesse intraprendere una carriera nella conservazione documentale, che percorso formativo e professionale? Mi piace questa domanda. No, mi piace perché oggettivamente devi sapere che anch'io che l'archivista, la figura dell'archivista oggi è molto ricercata, perché si tratta di un archivista digitale, evidentemente, cioè colui il quale è in grado di saper mettere mano e di conoscere la normazione che riguarda la conservazione dei documenti a norma, evidentemente, ma anche conosce l'utilizzo di questi strumenti di condivisione. Esempio, cosa si intenda per fascicolazione, titolare e quant'altro, che sono strumenti che devono avere necessariamente tutti gli enti pubblici. Beh, una figura come questa, credetemi, è ricercatissima. Ricercatissima non evidentemente soltanto dell'Archivio Centrale dello Stato, degli archivi dello Stato sparsi sul territorio nazionale, ma anche da università, ma anche da enti di ricerca, da altre strutture. Per cui, in effetti, come ben abbiamo imparato noi, veramente la sfida del futuro, la sfida di oggi, è quella della gestione del dato. E non deve poterlo fare soltanto il tecnico che è capace evidentemente di ragionare sui database e quant'altro, di sapere copiare o incollare delle tabelle su un database, che è pure fondamentale ed importantissimo. Però l'archivista digitale, questa nuova figura, perché non ne sia esistita in passato, ma evidentemente secondo me è una di quelle che prossimamente ne sentiremo parlare molto spesso. Quindi l'archivista non è un mestiere del passato, un mestiere che finisce o tramonta, ma è invece un mestiere del futuro. No, è il futuro. Ma c'è il problema di rendere visibili e ricercabili questi dati, queste informazioni. Il problema è quella proprio della gestione, perché non è che, come dicevi giustamente tu, mancano i dati, mancano le piattaforme o altro. Il problema è poi di saperle raccogliere, come è giusto che sia, filtrarle e soprattutto il lavoro di metadatazione, che è un lavoro importantissimo, che si ritiene che debba essere fatto correttamente dall'archivista, perché ha delle conoscenze sia da un punto di vista normativo, come dicevo, ma anche da un punto di vista tecnico. È un aspetto fondamentale la metadatazione, proprio per la ricerca e la visualizzazione del dato. Abbiamo percorsi di laurea per archivisti o in Italia? Sì, c'è certamente l'archivistica e la biblioteconomia, che è presente come percorsi, sono presenti come percorsi di laurea magistrale. Sì, sono presenti, come no. E quindi, oltre ai numerosissimi corsi di università e strutture private che formano in questo senso. Poi ci sono anche le associazioni di categoria. Sicuramente è veramente un campo estremamente interessante, anche perché ovviamente è fatto, ripeto, tutto quanto attraverso l'utilizzo delle tecnologie oggi. Bene, Gaetano, grazie di essere No, stato qui grazie. stasera. Sì, ci sono. Ok. No, senz'altro. Ok. Sì, abbiamo in realtà qualche intervento dal pubblico. C'è Giuseppe, ad esempio, che ci dice che è tutto molto interessante, ma nella PA si dovrebbe pensare in primis alla formazione del personale. Sì, no, ma è giusto quello che dice Giuseppe, però oggettivamente. Ah, ecco, un'altra cosa ve lo voglio dire. Allora, io, essendo siciliano, chi lo sa, perché io sono catanese di nascita, ma palermitano di adozione, beh, dovete sapere che il comune di Palermo ha realizzato una cosa che io ho trovato estremamente interessante, e ve la voglio mostrare come ultima, ma perché il comune di Palermo, credo che lo possiamo rintracciare da qui, da questa slide che ho messo a disposizione. Il proprio manuale di gestione documentale l'ha messo in visualizzazione tramite la piattaforma Read the Docs, e ha fatto una cosa straordinariamente interessante e utile. Per cui, voglio dire, quello della partecipazione e della formazione, che è sicuramente un tema importante, però non è escluso che bisogna noi stessi per primi passare da una ricerca
produttiva, perché poi comunque produttiva attraverso il web. Perché vedi, per esempio, il comune di Palermo si è inventato, e noi, fra l'altro, devo ammettere, bisogna ammetterlo perché è vero, l'AGID, l'Agenzia per l'Italia Digitale, non ha il proprio manuale di gestione del protocollo informatico dei documenti dell'archivio del comune sulla piattaforma Read Docs, ma ce l'ha in PDF, e qui è visualizzabile in maniera molto più, come dicevo prima, anche più fruibile, ci sono le varie edizioni e sul web lo si può ricercare facilmente. Per cui, insomma, come a dire, che gli strumenti esistono e bisogna soltanto provare a cercarli, leggerli, farli propri ed essere propositori, insomma, farsi presso la propria struttura, proprio il proprio ufficio. Sì, questo sicuramente varrà anche, per esempio, per la app dei servizi pubblici IO. Sì. Lì sarà assolutamente centrale la propositività da parte dell'amministrazione. Esatto. Perché le amministrazioni centrali dello Stato mettono a disposizione, nella fattispecie il sì. Dipartimento, mette a disposizione appunto uno strumento che è un hub, ma poi questo strumento, perché diventi efficace, bisogna dell'apporto delle singole amministrazioni che devono esporre i propri servizi. È proprio così. Digitale. Devono fare in modo che i servizi dialoghino attraverso SPID, attraverso, scusami, io. Bene, sì. Allora, quindi bene. Grazie ancora di essere stato grazie qui. Grazie a te, Roberto. Restart torna lunedì prossimo alle 19, dalle 19 alle 20 avremo Brando Benifei che ci parlerà delle misure economiche dell'Unione Europea in generale per la risposta alla crisi da Covid. Quindi siete tutti invitati, grazie per essere stati qui con noi stasera, grazie a te Gaetano. Grazie a te Roberto. Buona serata a tutti.